per i poveri, è lieta di accogliervi in questo teatro per un concerto di Natale, dove ad esibirsi in occasione della serata benefica sarà l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Alvise Casellati, al pianoforte Andrea Bacchetti, soprano Francesca Paola Giaretto. Il programma del concerto, inserito all'interno della stagione 2014-2015 di serate musicali, prevede l'esecuzione di alcune tra le musiche più conosciute e amate dal pubblico: un viaggio nell'Europa dei grandi compositori a cavallo tra 700 e 800, che spazierà tra Italia, Vienna e Praga sulle note di Rossini, Mozart, Dvorak. Un settimanale qualche giorno fa, presentando l'evento, riportava questo titolo: anche Mozart può salvare qualche vita. Infatti questa sera non soltanto ascoltiamo con gioia la solennità della musica che ci viene proposta, ma contribuiamo con altrettanta gioia a rendere sempre più vero il servizio di Opera San Francesco a favore dei poveri che quotidianamente accoglie. Tutti abbiamo avuto modo di conoscere e di apprezzare la particolare attenzione di Papa Francesco nei confronti dei poveri. Egli, in un suo discorso, ci invita a custodire la gente, a aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Custodire le fragilità, aver cura di ogni persona. È la mission che Opera San Francesco svolge da 55 anni e che trova la sua radice nelle virtù sanfrancescane e nell'eroico esercizio della carità di Fra Cecilio, fondatore di Opera San Francesco. In questi anni abbiamo assistito al progressivo e silenzioso aumento di persone che chiedono aiuto. Abbiamo stretto tante mani tese, non solo per chiedere, ma per trovare umanità, calore, incoraggiamento e speranza. Perché, parafrasando un'espressione evangelica, non di solo pane vive l'uomo, per i nostri poveri spesso l'indifferenza o l'emarginazione è più faticosa da accettare della mancanza di cibo o di un tetto. Spesso ci viene chiesto se sono tanti gli italiani che si rivolgono ai servizi, se la crisi ne ha fatto crescere il numero, se è un problema che viene percepito. Le risposte sono affermative e vengono dolorosamente confermate dai dati. È decisamente in crescita una fascia di popolazione non ancora in povertà estrema, ma che sta vivendo una situazione di incertezza o di debolezza economica, sociale e familiare. Nuove e vecchie povertà si mettono in fila perché l'aiuto donato e ricevuto è sinonimo di speranza, la fragilità è accolta e la gratuità del gesto mostra responsabilità sociale e carità operosa. Opera San Francesco sa di poter contare sulla forza dei tanti volontari, sul sostegno dei benefattori, sulla professionalità dei dipendenti, sulla vicinanza di molte aziende e sponsor. Insieme per custodire la fragilità, insieme per ridare dignità ai poveri, insieme per una società più giusta, insieme per promuovere i diritti di chi è nelle periferie. Un'ultima annotazione. Alvise non è un nome comune. Questa sera il nostro sincero grazie è indirizzato a due persone che portano questo nome: all'ingegner Alvise Bragailla, che attraverso la sua società TXT Solution ha contribuito alla realizzazione del concerto, e il secondo grazie al maestro
Alvise Casellatti, che dirige l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Grazie anche di cuore a Serate Musicali per il suo intervento e disponibilità. E buon Natale a tutti. Buon Natale vissuto nella speranza e nella pace. Anzi, sono i nostri poveri a dire a ciascuno di voi grazie, perché ogni giorno ad aprire le porte di opera ci siamo tutti noi. Ognuno partecipa come può, con le sue preghiere, con il suo tempo, con le sue risorse, con la sua condivisione, con la sua responsabilità. Buon ascolto e grazie ancora.